Eccoci qua, cari amici, ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vittis. È bello vedere un'Italia unita anche dal punto di vista meteo. E questa settimana ci traghetterà verso il mese di agosto, che è il mese clou per noi italiani estivo, anche se comunque dal punto di vista dell'estate comincia la parabola discendente, ma che non sempre coincide con la diminuzione del caldo, non è detto. Questa settimana ci traghetterà, come detto, verso il mese di agosto e ci traghetterà verso un'ondata di caldo africano. Ci sarà da soffrire, recupereremo il caldo perso nei mesi scorsi tra giugno e luglio, anche se ci sono state delle giornate piuttosto calde, ma ci sono state anche delle giornate piuttosto fresche. Abbiamo visto in alcune zone d'Italia anche con fenomeni intensi, però adesso si cambia. Al sud un po' di ventilazione in queste 24-48 ore che tenderanno a smorzare il caldo, ma da metà settimana in poi il caldo si farà sentire da nord a sud e anche sul nostro territorio. E anche sul nostro territorio nella giornata di lunedì avremo tempo tranquillo, quindi c'è poco davvero da aggiungere, ma attenzione, da metà settimana, come detto, lo ripeto, si farà sul serio dal punto di vista del caldo. D'altra parte c'è un proverbio: negli ultimi di luglio gran calura, negli ultimi di gennaio gran freddura. Ma intanto per gennaio c'è tempo, pensiamo al caldo in arrivo nei prossimi giorni. Arrivederci e buon inizio di settimana.